Buona visione da Atelier Nozze, Mastrantoni Viaggi, Mobili e Arredi TMT, Pigliacelli Auto, Salone di Bellezza Marco e Monica, la rivista degli sposi. In corso, oggi vi racconta una storia iniziata circa 11 anni fa. Siamo a San Giuseppe Le Prata, una frazione di Veroli, e una sera di maggio Antonella è al bar con degli amici. Sembra irrigidita, indispettita o forse ha semplicemente freddo. La guarda l'occhio vigile di Stefano che, beh, non si sa mai, ci prova. Le porta qualcosa per coprirsi e fa cento. Se fosse accaduto in una giornata calda di agosto, quale artificio avrebbe utilizzato Stefano? Ci vengono in mente tante cose, per esempio, quel maglioncino ce l'avranno ancora? Galeotto fu quel pullover? Fatto sta che da 11 anni a questa parte Antonella e Stefano non ci sono lasciati più e oggi pronunceranno il fatidico sì. Seguitemi e andiamo a scoprirlo. Avete visto lo sposo? Sposo mi sembra davvero visto, che fila fatta, dove fila, è sparito. Signora, è emozionata, oggi suo figlio si sposa. Sono contenta. La sorella dello sposo. Ci racconta un po' com'era suo figlio quando era piccolo. Era un bel bambino, è buono e giocava molto. E gioca ancora? E gioca ancora, sì. Siamo emozionati? Beh, un po' sì. È normale. Sapete? La notte della sposa non lo so adesso perché io non sono andata su. La notte dello sposo sono venuti gli amici, quindi si è fatto tardi, un po' emozionato. Molto teso. Molto teso, sì. Emotivamente alle stelle. Però tutto sommato è andata poi. Noi siamo stati qua fino a tardi. Lo zio dello sposo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Che cosa ci racconta? Ti racconto l'ho visto nascere, ecco, l'ho visto nascere. Stefano, ma questo fotografo è cattivissimo. Mamma mia, è un guaio. Giampiero, che modi sono questi? Guarda, è serissimo, è sorridente, quindi... Un augurio allo sposo. Tanti auguri, sì, auguri, auguri. Un augurio allo sposo? Alla sposa, ecco, alla sposa. Mi fai una raccomandazione alla sposa? Come no, che ci odi? No, non te la suggerisco. Perché ci ripensa, che vai sicuro, guarda. La sposa è la più bella che ci sta. Che ci posso dire? Bocca al lupo. Giampiero, dai troppi ordini a questa gente. Non sono ordini, sono indicazioni. Stefano, sta dritto, Stefano, non ridere, Stefano. È inevitabile. Giampiero, sei un regista nato, non fotografo. Sì. Ecco lo sposo. Su Stefano. È un po' emozionato. Finalmente abbiamo trovato una persona emozionata davanti a un matrimonio. Dopo 11 anni con Antonella, Galeotto fu il pullover. Ce l'avete ancora? Sì. Ce l'ha lei? Sì. Sicuro? Sì. Giubbino. Di che colore è? È jeans. Io lo vado a cercare. Va bene, andiamo. All the wind whistles down in the cold dark street tonight. And the people they were dancing to the music vibe. And the boys just the girls with the girls in their hair. Too many just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Antonella, allora? Ci siamo. Posso, ci siamo, finalmente è arrivato dopo 11 anni. Perché vi ha dato questo? Mi fa emozionare. Raccontaci un po' che cos'è.
Questo è il, come posso dire, è stato il modo di, come si dice, quando uno vuole agganciare una ragazza. Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. Giubbino per Antonella, quando c'aveva freddo. Quindi lui si è presentato, io c'avevo freddo e lui mi ha dato questo giacchetto. Vieni dai, ti presto il mio, così stai più calda. Ci abbiamo messo insieme grazie a questo. E ci siamo conosciuti, abbiamo chiacchierato tutto. E... questo è l'elisir dell'eterno amore. Giusto. Quindi quello ha portato fortuna. Sì, è un bel ricordo. Eccolo qua, questo giubbino. Ascolta, vuoi fare una raccomandazione allo sposo? L'unica cosa è che mi deve amare, basta. Sei pronto? Sì. Andiamo. Andiamo, va. È il regalo mio più grande. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te. Per ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire, però so nel cuore la tua presenza. È sempre arrivo e mai partenza. Regalo mio più grande, regalo mio più grande. Siamo finalmente a casa della sposa. Permesso. Buongiorno. Il padre della sposa. Il padre della sposa, tanti auguri. Grazie. È emozionato? Certo. Possiamo salire, secondo lei? Grazie. Andiamo a sbirciare la stanza della sposa. From the minute that you walked right through the door, that's a reason in my mind, time to explore. I told my friends that I just gotta have him, but don't look now, cause I'll see you staring at him. No, io sono contento che mia figlia si sposa, che andranno d'accordo tutta la vita, e questo è l'augurio che ci faccio più importante. Tu chi sei? La sorella. Sei emozionata? No, vabbè, un po'. Un po' sì, ti vedo abbastanza tesa. Sarò la testimone di nozze, e questo qua è il giacchetto che Stefano diede il primo giorno a Antonella quando stavano su a Ladri e Antonella c'aveva freddo. Emozionata? Un pochino, forse ieri di più, ma oggi sto bene. La vedo un po', eh? No, sto bene, sta tutto a posto. Una raccomandazione alla sposa? Che si vogliono bene, che vogliono bene a tutti, tanto rispetto. Il viaggio di nozze lo fate? Partiamo domenica. Dove andate? Un crociera, sul Mediterraneo. Abbiamo visto le valigie bellissime, una arancione, una blu, un'altra, non mi ricordo. Era, com'è, rossa? Forse. Questo è il mio vigile. Questo è il vigile. Si chiama Dorina. Comandante, una dichiarazione. Le vetture sono a norma, i parcheggi qui fuori, dobbiamo andare a prendere il taccuino. Bisogna chiamare il carabinieri. I fiocchi sulle macchine sono a norma. Per piacere, vediamo. Oggi tutto è a norma. Stasera facciamo un gambiccio. Oggi tutto è a norma. Stasera facciamo un gambiccio. Lui è impeccabile in tutte le cose, quindi nessuna raccomandazione, sta tranquillo, calmo, non si deve agitare, a posto. Sto quasi umbrie. E stasera? Stasera facciamo un gambiccio. Lui è impeccabile in tutte le cose. Stasera facciamo un gambiccio. Nessuna raccomandazione. Stasera facciamo un gambiccio. Sta tranquillo. Stasera facciamo un gambiccio. Sto calmo. Stasera facciamo un gambiccio. Non si deve agitare, a posto. Siamo arrivati nella chiesa di San Giuseppe Le Prata, dove si celebrerà la cerimonia. L'ultima battuta da nubile, dopodiché. Ah, mi prendete alla sprovvista, non so più che dire, guarda, sto talmente agitata che non so proprio cosa dire adesso. L'ultima battuta da celibe. Sì. Mi sono sposato, addio. È finita. Finita. No, comincia adesso, non ti preoccupare. Fotografo, è emozionato?
Assolutamente no. Che uomo insensibile. Grazie. Eppure l'obiettivo è sensibile. Grazie ancora. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. Io Stefano, accolgo di Antonella come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometti di essere fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti per tutti i giorni della mia vita. Grazie. Io Antonella accolgo te Stefano come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. I wanna go to bed with arms around me, but wake up on my own. Pretend that I'm still sleeping until you go home. Well, I can't look at you this morning. I should probably have a sign. It says leave right now or quicker. You've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is safe for me. When I don't believe in love, you're too close to me. That's why you have to leave. Hanno detto sì? Sì, sì, sembra che hanno detto sì, ho sentito poco, però sembra di sì, sempre. Emozionatissimo? No. Così, bom. Emozionatissima, mia sorella finalmente si è diventata marito e moglie dopo tanto tempo. Tutto così emozionante, così bello. È bellissima la tua commozione. Ce l'abbiamo fatta? Sembra di sì, speriamo che vada tutto bene. Quello è l'auguro che faccio a mia figlia. Ma sicuramente. Certo, penso di sì. Sono bellissime. Belli, mia figlia. Un augurio grande, speriamo presto un bambino. Spettegolate sugli sposi. Carini, molto belli. Com'è andata allora? Fatta? Sì, tutto fatto. Ma tu dici sì, tutto a posto, tutti contenti. Io contento, dobbiamo dire a lei se è contento. Sì, sì, come no, contentissima, tutto a posto, tutto bene, l'agitazione è passata e sto tranquilla adesso. Ci prepariamo? Andare al ristorante. E dopo? A mangiare. Dopo? Facciamo un beach. No, non si dice. Questa era la promessa sua di prima, tu non c'eri, e ha detto che stasera... Si fa un beach. No, no, stasera si dorme, già l'ho detto prima, basta. Cioè, non siete tanto concordi su questa cosa. Vabbè, si trova su che. Perfetto, adesso dove si va? Al ristorante. Al ristorante. Andiamo tutti a mangiare al vecchio Casale. A Pofi. Siamo arrivati al ristorante al vecchio Casale e adesso andiamo a intervistare i ragazzi che alleteranno tutta la giornata degli sposi. Emiliano, allora, che cosa hai preparato per gli sposi? Ma diciamo che oggi faremo un po' tutti i generi, perché vedo qui ci sono vari tipi di persone, quindi cercheremo di accontentare un po' tutti facendo tutti i generi. Quindi partiremo dai lenti, latinoamericani, qualsiasi cosa, e persino il karaoke, quindi siamo pronti a tutto. Divertentissimo, hai avuto qualche richiesta in particolare? Sì, ce n'è stata una dagli sposi all'entrata, non posso dirvi perché è una... è una sorpresa anche per voi, quindi abbiamo una canzone a richiesta, già la prima. Neanche un'anteprima?
è di Ramazzotti. Io con te sarò sincero, resterò quel che sarà. Disonesto mai lo giuro, se tradisci non perdono. Ti sarò per sempre amico, più geloso come mi sai. Io lo so, mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Intanto vi ricordo che abbiamo le telecamere di Intero Universo che questo matrimonio andrà in onda giovedì prossimo alle 21.17. La signora Domenica è la proprietaria di questo bellissimo ristorante. Quanti sposi ha visto durante tutta la sua carriera? Tanti, tanti, un centinaio. E ricorda il matrimonio più bello oppure quello più... è successo qualcosa di particolare? No, sono tutti matrimoni belli organizzati, tranquilli, ben riusciti. Si vede il tocco di una donna nella organizzazione della sala, le facciamo i nostri complimenti. Grazie. E un in bocca al lupo, intanto cerchiamo suo marito che è anche il cuoco, vero? Sì, sì, è in cucina. Ci accompagna? Come no. Grazie. Siamo arrivati in cucina e Nicolino, lo chef, coordinatore e proprietario del ristorante al Vecchio Casale. Che cosa hai preparato di buono oggi per i nostri sposi? Allora, oggi abbiamo iniziato con un buffet che abbiamo fatto in piscina con vari stuzzicherie dei nostri posti, che non sto ad elencare un pochettino tutto, dalle forme di parmigiano a dei voluan farciti, del prosciutto tagliato al momento, delle treccioni di mozzarella tagliate sul posto, quindi tutto quello che riguarda la montagna e queste stuzzicherie un pochettino piccanti. Quindi prodotti tipici del nostro territorio. Esattamente, sì. Cucinati in maniera genuina. Sì, sicuramente che sì. Un'altra caratteristica bellissima di questo posto sono una marea di farfalle fuori. C'entrano poco con la cucina, però? Diciamo che tanti fiori e tante farfalle. La natura. La natura, esatto. Buon lavoro, Nicolino. Grazie. L'avventura di emozioni in corso di oggi si conclude qui. Lasciamo Stefano e Antonella vivere le loro sensazioni del giorno più bello e andiamo a caccia di nuove grandi emozioni in corso.
Questo programma è stato offerto da Atelier Nozze, Mastrantoni Viaggi, Mobili e Arredi TMT, Pigliacelli Auto, Salone di Bellezza Marco e Monica, la rivista degli sposi,